La Vigor per conti granieri batte 3-2 il La Dispoli al termine di un match combattuto, divertente e pieno di episodi da moviola che analizzeremo in seguito. Parte molto forte la Vigor per conti che trova il vantaggio al quinto minuto con il colpo di testa di Bonotti che anticipa l'estremo difensore della Dispoli Molinari e mette in rete tra le proteste ospiti per un dubbio fallo sul portiere. Ancora Vigor per conti in avanti qualche istante più tardi, qui Molinari blocca in due tempi la conclusione. Al 14esimo del primo tempo arriva per il gol del 2-0, lo mette a segno Pagliuca con un tiro che sorprende Molinari per la rete che vale 2-0. Poi qualche istante più tardi il portiere della Dispoli si riscatta deviando un calcio dalla distanza di Iovine. Ancora Molinari protagonista qualche istante più tardi. Ancora Vigor per conti in avanti, sempre Molinari qui nega la gioia del gol. L'attaccante della Vigor mettendo in angolo il Dispoli si fa vedere con il bomber Lorenzo Falcetta. Tiro dalla distanza e palla in calcio d'angolo per la disperazione del bomber tirrenico. Ancora Vigor per conti in avanti nel finale del primo tempo qui. Allarga troppo il piede destro e non trova la rete. L'attaccante della Vigor all'inizio ripresa, episodio molto dubbio. In area di rigore della Vigor con il cross dalla corsia di testa, il tocco da parte del numero 11 della Dispoli, la palla che batte sulla traversa e poi sulla riga, rivediamo il replay, il fermo immagine, la palla sembra non oltrepassare la linea bianca sul tiro da parte di Frasca. Nulla di fatto quindi, ma la Dispoli due minuti più tardi trova il gol che riapre la partita, lo mette a segno il numero 6 della formazione di mister Dolente Cassi per il 2-1. Ancora la Dispoli in avanti qui con Falcetta che recupera un pallone e tira in porta la respinta da parte di Morra che mette in calcio d'angolo. La Vigor per conti si fa vedere con un tiro alla distanza, poi respinge Molinari sul tapin, Iovine non trova la porta. Poi ancora Vigor per conti in avanti, qui c'è un fallo di Iovine su Scaramozzino per la signora Orecchia di Viterbo. Tutto regolare tra le grandi proteste della Dispoli sui sviluppi dell'azione. Arriva il terzo gol della Vigor per conti, viziato dal fallo in avvio di Iovine su Scaramozzino. Due minuti più tardi spera, viene mandato anzitempo negli spogliatoi dalla direttrice di gara per una protesta, eccessivo sicuramente il cartellino rosso, ma un minuto più tardi la Dispoli ritorna nuovamente in partita con il neo entrato Indino che mette dentro sugli sviluppi di un calcio piazzato. Poi ancora Scaramozzino dalla vertice dell'area di rigore, prova il lob, non c'è niente da fare però perché la Vigor per conti batte la Dispoli per 3-2.